Però proviamo a contare come siamo messi a punti, no? alla fine, se tu conti il fatto che lui facendo questo gioco qua, alla fine ha creato un muro ancora più alto, è arrivato fino a qua. Bianco cattura. Quindi Allora, tanta influenza. Bianco in pratica ha salvato queste. È andato a connettersi. Quelle sono là un po' che galleggiano. L'influenza al centro è enorme di bianco Sì. adesso. E poi è praticamente collegato. Nero si può tagliare A occhio forse. nero ha più punti, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non so se dovrei posso E andare. nero qua probabilmente deve giocare, no? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 48, 50 punti scarsi ce li ha. 1, Nero. 4, 6, 5, 6, 7. 8, 9, 10 al massimo, 11. Io qui conto l'influenza, cioè valuto quello che può venire fuori dall'influenza spannometricamente così, contando due punti Accanto. attaccato al muro. 13, 14, però non vicino lì perché 15, 16, 17, 18, a questo punto magari 19, 20, 18 anche lì. Se manca un dito bianco, Però allora come... in realtà adesso nero deve rispondere, non può fermarsi, no? Perché sennò Sì, viene se no abbiamo un coin colpito. È sfavorevole. sfavore. Quindi nero deve giocare, quindi bianco è esente ancora. Quindi consente di andare a pareggiare forse con Dove? La mia mossa, giuro che questa non me la ricordavo, però non mi ricordavo che No, l'avrebbe ecco giocata in perché. partita. No, no, questa volta non avevo guardato avanti. Gioca lì e togli la palla. A questo punto è Dopo è importante anche perché per non queste qua tagliare il dito. diventano quei 10 punti di differenza che mancavano, tra l'altro, Sì, può che non darsi abbiamo di sì. contato noi. Sì, perché qui adesso diventa un po' più grosso. Perché qua ci sono questi due, e poi anche queste qua che sono quasi morte. Ma in una situazione del genere, Nero, anziché fare questa mossa, non gli conviene fare una cosa del Salire, eh? genere? Però dopo aver fatto questo scambio, gioca qua che fa forma per gli occhi. Devo pensare anche a vivere in questo momento, più che Bianco scappare. comunque, visto che adesso l'attacco lì si fa un po' improbabile, va proprio a prendere più punti che può, cercando di toglierli. No, finisce. Finisce gote, tanto è difficile poter giocare Cioè, il problema è che quando hai delle pietre deboli qui. così, Così, è sempre un dilemma, però Paolo, questa è la tua domanda è interessante. Perché cioè, quando tu hai delle pietre deboli in quella situazione lì, cioè alla fine se fai una tu mossa devi decidere lontana. se cercare di fare gli occhi o scappare. E qua, in una Non situazione si del genere, può non è avere. facile. Spesso capitano situazioni del genere dove non sai deciderti se scappare, come dice giustamente lui, corro per cercare di collegarmi, Ma poi oppure faccio questa. gli occhi, faccio una bella forma per vivere. Ma valutare la scelta tra queste due cose non è. Cioè, più che altro, secondo me, questa fa occhio, ok, però questa, oltre a scappare, c'è anche il fatto che queste pietre che Sì, sono. sembra, hai più Cioè, spazio, hai anche più ti spazio fai per fare gli occhi, spazio. volendo, dice. Anche io sarei tentato di fare una mossa con gli occhi. Ma lui si è giocato questa. No. No, era Quella sì. Quella, quella. Questa qua? Questa Quella qua? sì. No, questa. E mi ricordo bene. questa? Sì. Cioè, lui dice, cacchio, giochi anche così basso. Cioè, almeno dici, fare una roba, addirittura uno potrebbe giocare questa, capisci? Comunque poi alla fine non è che cambi più di tanto il È punteggio anche vero che perché per scappare devi arrivare qua. quello che succede è che bianco riuscirà a fare i punti qui. Nero comunque va in centro così dà assistenza a queste. Poi bianco collega sotto fino là, però nero si prende queste due. Quindi comunque qui Non è rimane il stato un circo grosso uguale.